con l'assessore Paolo Berdini che sulla vicenda delle Olimpiadi a Roma ha da sempre tenuto una posizione ben precisa. Il no della Raggi Berdini è sembrato molto netto e preciso, e però rischia di non venire fuori quello che è la questione vera che sta sotto a tutta questa vicenda, cioè il giro di interessi e soprattutto il ruolo che potrebbe giocare lo Stato, come lei giustamente ha messo in evidenza facendo il paragone con Milano. Qual è la sua posizione, quindi, in questa dialettica? No, 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 credo che, come dire, la vicenda delle Olimpiadi abbia creato finalmente il caso per riaprire la questione dei finanziamenti alle città italiane, quindi non Esatto. solo Roma, noi facciamo da prevista, ma vale per tutti. Cioè, nel senso che le città sono state lasciate senza risorse da 20 anni, c'era cioè un continuo di tagli che hanno portato appunto al fallimento di molte città dal punto di vista dell'erogazione dei servizi. A questo punto la capitale d'Italia pone il problema che tutte le città vanno rifinanziate, cioè non solo Milano perché è un'amministrazione tra virgolette amica, lo dico male per capirci, vanno finanziate tutte le città italiane. Bisogna trovare le risorse per continuare a tenere viva la comunità urbana. Ecco, proprio di comunità urbana parliamo, nel senso che questo no della Raggi, me lo faccia dire così, è un no che aiuta a crescere, aiuta la comunità di Roma a capire dove vuole andare, quindi forse è il caso di aprire un dibattito su questo, no? Sì, questo è l'elemento secondo me più importante del no, nel senso che finalmente possiamo ritornare a parlare del futuro della città lontani dalla logica emergenziale delle grandi opere, dei grandi eventi, eccetera, eccetera. No, è nell'ordinarietà che noi dobbiamo trovare la bussola. Ovviamente sapete qual è la mia posizione, erano benvenute le Olimpiadi se ci davano i soldi per fare le opere che diceva Virginia Raggi, se non ci sono le Olimpiadi. Comunque lo Stato deve dare i soldi che deve alla sua capitale, altrimenti la capitale va in fallimento. E intanto appunto la capitale comincia a ragionare e soprattutto comincia a cercare altri punti di equilibrio, perché adesso c'è il problema, diciamo così, di tenere il conto, ecco, di quel giro di interesse di parte economica che non mollerà la presa. Certo, c'è bisogno di... Ecco, c'è bisogno di un ragionamento economico, cioè non possiamo portare a fallimento le nostre città, quindi è da qui che bisogna riaprire Certo. la questione. Certo, appunto, Ecco, lei. sarà una strada dura perché immagino insomma, che ci saranno resistenze, che ci sarà questo e quell'altro, però è l'unica strada per poter pensare a un futuro. Al futuro delle nostre città, Perché, a assessore, cominciare dalla capitale del paese. nei mass media è passato l'idea senza Olimpiadi Roma non cresce, non si sviluppa. In realtà non è così, perché l'alternativa è fra due modelli di sviluppo diversi. Del resto Scusate, l'eredità finalmente olimpica. sono venuti in chiaro due modelli di sviluppo e allora a questo punto però il dovere nostro è di far sì che il modello di sviluppo per cui abbiamo ragionato per tanti anni diventi la realtà, che non sia soltanto un modello teorico, ma che sia in grado di ribaltare la logica di una città invivibile. Quindi è una grande responsabilità quella che ci abbiamo. Da un punto di vista politico è cambiata l'aria in giunta. Dal punto di vista politico l'aria sta cambiando, perché è chiaro che questa è stata una decisione travagliata, perché tutti avevamo ben chiaro che la città ha un debito imponente, 13 miliardi e mezzo, e dunque ogni euro era benvenuto, però appunto è stato fatto un ragionamento rischioso dal punto di vista del consenso immediato, ma certo di lungo respiro. Sul lungo respiro però non avremo più sconti, questo è l'impegno che sento, cioè lì dobbiamo essere in grado di dare risposta a questa città che sta in gravissime difficoltà dal punto di vista del lavoro, dal punto di vista dei trasporti, dei servizi. Sarà una sfida molto importante in cui chiederemo davvero l'impegno e il contributo di tutti i cittadini. Grazie assessore, buon lavoro, in bocca al lupo. Grazie a voi.